Merci d'accueillir Pietro Marcello, Alice Rohrbacher, Francesco Munzi. Je suis désolé de devoir couper les applaudissements, mais on a vraiment très peu de temps pour cette session de questions-réponses. Donc voilà, je vais poser quelques questions. Après, la parole sera au public. Donc une question pour les trois. Comment vous avez eu l'idée, le désir de faire ce film? D'où naît l'idée et comment vous êtes retrouvés ensemble? A question for the three of you. How did you get the idea and the desire to make this film? Posso rispondere in italiano? Sì. Buonasera. Innanzitutto volevamo stare insieme e volevamo fare qualcosa insieme. Forse è un istinto che quando è buio, è freddo, è un istinto molto animale, diciamo, di stare insieme, stare vicini e darsi sostegno e anche cercare qualcosa che non sapevamo, che non conoscevamo, no? Insieme ci si protegge, ci si fa forza anche. E poi tutti e tre avevamo un interesse di fare anche individualmente un lavoro sui giovani, ma è stato possibile perché eravamo insieme. Quindi fare veramente un film collettivo, non a episodi, non un film diviso di paragoni o di confronti, ma un film veramente che la necessità fosse il suo metodo proprio, essere insieme e usare il materiale di tutti come un archivio per costruire un altro archivio. Alors, l'envie, elle est née de faire quelque chose ensemble. Et au milieu du froid et d'une période sombre, de se soutenir. Et aussi, on a voulu aller à la rencontre de quelque chose qu'on ne connaissait pas. On avait chacun individuellement un intérêt pour faire un travail sur la jeunesse. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire chacun de notre côté. Et on s'est dit qu'on allait le faire ensemble, faire un travail collectif. Pas un film à épisode où on comparerait les parties de chacun, mais vraiment un vrai travail collectif. Et où, en fait, avec des images d'archives anciennes et nos images à nous, on recréait une nouvelle archive. The desire was to make something together, and in these dark and cold times, we wanted to support each other and also research something that we didn't really know about. The interest for youth was in each and every one of us, but we found it better to work together to make something collective. It wasn't a film with episodes where we could each other compare what the other had made, but something that was collective. And with the archive footage and our footage, we could make a new archive. Sì, allora, innanzitutto un film un po' ideologico. In che senso? Quello che ha tenuto insieme il gruppo è chiaramente il film che ha creato questo corpo unico anche tra di noi, ed è stato possibile solamente così, perché noi con i nostri film che raccontiamo storie, spesso parliamo anche di noi stessi nel cinema, questo ci ha permesso di essere insieme e di creare un corpo unico, di avere l'ideologia di fronte a noi che è il film. E credo che il nostro obiettivo era fin dall'inizio questo, di fare un film collettivo per stare insieme, di raccontare i giovani, perché poi innanzitutto sentiamo solamente vecchi parlare, i giovani è difficile sentir parlare i giovani, perché poi non sono considerati nella nostra società, ma il nostro obiettivo era di creare questo archivio per il futuro, è un metodo che spero che noi possiamo condividere anche con altri colleghi in giro per il mondo, nell'Europa, ci piacerebbe che un film così viene realizzato in tutti gli altri paesi che sono intorno al nostro, e che è arrivato il momento probabilmente anche riguardo al cinema, la potenza del cinema, che attraverso il cinema c'è ancora la possibilità di fare un cinema politico, e questo avviene attraverso la visione di un documentario collettivo e non mercantile di episodi, nel senso, per me può essere un buon laboratorio innanzitutto per parlare di cinema. Traduzione. Oui, c'était une démarche quand même un peu idéologique, hein, de notre part, et
nous, chacun de notre côté, on raconte des histoires, et quand on raconte des histoires, on se raconte nous-mêmes. Et là, on a voulu créer quelque chose, une sorte de corps, faire corps en fait, ensemble pour faire un projet unique, ensemble, collectivement, pour raconter la jeunesse, parce qu'on a l'impression que de nos jours, on entend surtout les vieux parler, les plus anciens, et que les jeunes ne sont pas assez considérés. Et l'idée, vraiment, était de constituer un peu une archive pour l'avenir. Hein. Et finalement, il est temps que la puissance du cinéma permettent de nouveau de faire des films politiques et donc dans une démarche pas du tout mercantile mais plutôt comme un laboratoire. So the idea, our approach was ideological in a way. We wanted to, after creating stories that tell things about ourselves, we wanted to make this collective film to talk about youth because youth doesn't really have a voice nowadays. It's more older people who have a voice, and so we wanted to constitute an archive for the future. And the time has come for the power of cinema to be able to talk about political things also, and in non-mercantile way, more in the like a laboratory fashion. Bisogna ricordare che questo è un film orizzontale che è stato realizzato con un'equipe. Il film l'abbiamo prodotto noi insieme ai nostri collaboratori, Aline Hervé la montatrice, a Tiziana Napoli come aiuto regia, Giulia Moretti come organizzazione, Lucia Di Avventurosa. Diciamo è stato fatto insieme, ci siamo Ilia che ha fatto la fotografia. È un film realmente collettivo dove si andava tutti quanti insieme. Noi rappresentiamo il film perché siamo dei registi, ma il film si è fatto insieme e spero che sia un modello anche per gli altri. Alors, je voudrais rappeler que c'est un film qui s'est fait vraiment de façon très horizontale, en équipe et autoproduit en partie. Donc, c'est une aventure totalement collective. Nous sommes là pour représenter cette équipe parce que nous sommes les réalisateurs, mais vraiment, il faut penser à toutes les personnes qu'il y a derrière. This was a film made in a very horizontal fashion with a big team and a collective spirit and self-produced. So, we're here to represent the team, but there's a whole crew with us. Noi ci siamo resi conto che facendo una domanda così semplice e anche così grande come ti immagini il tuo futuro, eravamo in grado di evocare, di alludere a tantissime questioni molto importanti. Soprattutto potevamo guardare allo slancio, all'energia che c'era nella voglia di progettare, nella voglia di costruire. Una voglia di costruzione, di progettazione, di immaginazione che può essere individuale o collettiva. E nello stesso tempo questa domanda però nasconde altre cose, nasconde, fa emergere inquietudini, ansie, paure, inerzia. Quindi è una domanda che racconta tantissimo. E soprattutto facendo questo film, facendo questa domanda, abbiamo molto spesso pensato anche a noi adulti, insegnanti, genitori, al terreno che abbiamo un po', come posso dire, messo, seminato in questi anni e su cui questi ragazzi si trovano a crescere. Alors, ce que nous avons posé, c'est au départ une question assez simple et en même temps qui est très vaste. C'est qu'est-ce que vous imaginez pour votre avenir ? Donc, ça, immédiatement, ça touche à énormément d'autres sujets, notamment le sujet de l'élan qu'on peut avoir dans la vie, l'envie de se projeter, de construire, d'imaginer, que ce soit individuellement ou collectivement. Et derrière tout ça se cachent évidemment également des peurs, des angoisses, un peu d'inertie parfois. Et souvent, nous, les adultes et les parents, comme ça, en voyant ces jeunes, on peut avoir cette évolution, on peut les voir grandir. The question that's asked in the film is very, very simple, but it's also a very vast question. How do you imagine your future? And so it touches a lot of other topics as well, like the idea to launch yourself in life, to project yourself, to build, to imagine, whether it's individually or collectively. And it also hides some fears and some anguish and sometimes some inertia. So for us adults, it was great to see these people grow. Et plus concrètement, comment vous avez travaillé, comment vous vous êtes partagé justement cette exploration, cette redécouverte de l'Italie? Est-ce que vous avez été associé à certains lieux particuliers? Comment vous avez discuté de la répartition de fragments? So in a more concrete way, how did you work? How did you share this exploration, this rediscovery
of Italy in a way. Did you talk about how you would split the different fragments between yourselves? Diciamo che prima di tutto il paradosso è stato che abbiamo iniziato questo film a fine gennaio del 2020, sì, per stare insieme, per andare a intervistare la gente insieme per strada, e dopo 30 giorni era proibito vedersi, stare insieme, era contro la legge mettersi vicini, bisognava stare lontani, quindi non potevamo immaginare quello che sarebbe successo. Il film per lungo tempo ci siamo chiesti che fare, in qualche modo la finzione riusciva forse a mettere da parte il Covid, anche se tutti i film che sono qui quest'anno sono stati fatti con grandi difficoltà. Questo doveva invece inglobare quello che era successo, e quindi alla fine ha cambiato anche la nostra, la concretezza delle nostre azioni. Ad esempio, subito dopo il Covid era più facile girare nelle immediate vicinanze delle nostre case, nei nostri territori di origine, dove avevamo amici, famiglia, molto di più che andare all'arrembaggio come ci siamo prefissi, diciamo, all'inizio. È stato un reportage, non conoscevamo. Traduzione. Oui, alors le paradoxe de cette aventure, c'est qu'on était, on voulait faire ce film pour être tous ensemble, et on l'a commencé à le tourner à la fin janvier 2020, et au bout de 30 jours, eh bien, c'est devenu interdit de se voir et d'être près les uns des autres. On ne pouvait évidemment pas du tout imaginer ce qui allait se passer, et on a essayé de mettre un petit peu de côté le Covid pour pouvoir tourner ce film, mais évidemment tous les films qu'on tournait cette année l'ont été avec une très grande difficulté. Et donc on a dû et on a voulu englober ce qui se passait dans le monde, dans le film évidemment. Et ça a un peu changé notre méthode de travail, puisque finalement c'est devenu plus facile quand les choses ont réouvert dans la suite de 2020 de tourner plutôt près de chez nous, près de là où on habitait, là où on avait des amis et de la famille. Et dopo siamo partiti. Translate into English, sorry. The paradox is that we started shooting this film because we wanted to be together to do something collective. But after 30 days of shooting, it became forbidden to be together because it was March 2020. So we couldn't imagine what would happen. And so when everything reopened at the summer of 2020, we had to embrace what was happening. And so we changed our method and started shooting closer to our homes and where we had friends and family. Pietro, tu voulais ajouter quelque chose? Riguardo al lavoro, ci siamo interrogati, dire continuiamo, non continuiamo, abbiamo provato in tutti i modi a tenere lontano il Covid, la pandemia, alla fine siamo capitolati, non è stato possibile tenerlo fuori, perché non credo che ci sia relazione tra pandemia e cinema, per esempio. Non abbiamo creduto in questo, abbiamo pensato di andare avanti per mascherare, ma non è stato possibile, e ci siamo presi la realtà come è arrivata. Alors on s'est beaucoup interrogé, on a essayé beaucoup de choses, mais finalement ça a été compliqué. On a voulu faire abstraction du Covid, hein, mais on s'est rendu compte que on l'a voulu un peu masquer, mais c'était très difficile. Cela dit, pour nous, c'est difficile de créer une relation entre la pandémie et le cinéma. So we asked ourselves a lot of questions. We tried different things, and we tried also to put the Covid aside, but we realized we had to integrate it in some way, although to us there is no real relationship between the pandemic and cinema. Ora la sensazione è stata, diciamo, quando abbiamo iniziato il film, è stata di sentivamo che i ragazzi veramente avevano poca voce, già in generale. Con la pandemia la sensazione è stata ancora più forte, perché forse i ragazzi, almeno in Italia, sono state le categorie più imprigionate. La categoria più imprigionata, quindi dovevamo mandarli a stanare in qualche modo, come fossero messi, e questo per noi è diventato quasi ha avuto quasi un significato simbolico su che cos'è la giovinezza in questo momento. Siamo andati a cercarli, a stanarli, e soprattutto abbiamo cercato i gruppi che già si conoscevano, e quindi avevano già un rapporto tra di loro che ci ha permesso anche di creare, come posso dire, una conversazione più libera, più ampia.
Alors, pour nous, les jeunes, on a voulu s'intéresser aux jeunes parce que pour nous, ils ont trop peu la parole. Et ce phénomène s'est vraiment amplifié, selon nous, avec la pandémie, puisque ça s'est retrouvé être la catégorie qui a été la plus emprisonnée, la plus enfermée. Et donc, c'est devenu pour nous un symbole encore plus fort pour de parler de cette jeunesse dans cette période-là. Nous avons cherché à parler à des groupes de jeunes, des groupes déjà, des gens qui se connaissaient déjà, qui avaient déjà un rapport entre eux, ce qui a permis une conversation beaucoup plus libre et beaucoup plus vaste. So we already thought that the youth of today, young people, had a very little voice in the world, and this became even stronger with the pandemic. And in Italy especially, they became the most boxed in category of people, and so it became a stronger symbol for us to give them a voice. So we looked for groups of young people who already knew each other, who had a relationship, so that the conversation would be freer and more ample. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Là, il y a une question. Attendez le micro qui arrive rapidement, un instant. Attendez. Oui, ça. Je reprends le titre de votre film et je m'interroge. Je pense que ce film pourrait avoir un avenir, précisément, en le présentant aux dirigeants européens aujourd'hui, afin qu'ils financent un grand plan pour la jeunesse et éviter que cette génération soit sacrifiée. Et ce plan-là pourrait être financé par ceux qui ont profité tant de cette crise et qui risquent de profiter encore de l'après-crise. Getting back to the title of the film, maybe you could present this film to European leaders so that they could maybe build a big plan for youth and financed by those who profited from this crisis. Grazie. Question là. Hello. I want to ask, is all the film was shot on the Super 16 millimeters? And also, I want to ask, can you talk about the casting process? Like, you say you interviewed these people who already knew each other, but like, do you specifically look on why you're casting them? Do you have specifically requirements for the characters? Alors, la première question, c'est donc le film est bien tourné en 16 mm. Et puis, sur le choix des intervenants, comment avez-vous justement fait pour les trouver, ces intervenants? Vous disiez que vous vouliez des groupes déjà constitués. Et donc, voilà. Alors, Alice può rispondere per la pellicola, io rispondo. Siamo un corpo unico. Abbiamo girato in Super 16. Ci siamo confrontati con una generazione, i divenenti, quelli nati dopo gli anni 2000. Che conosce bene il digitale, molto meglio di noi, che è abituata a rappresentarsi, a raccontare le proprie storie, che sa già molto di come porsi di fronte alle macchine da presa, alle telecamere. E quindi il fatto di arrivare in una maniera così invece bizzarra, con una tecnologia che era nostra, solo nostra, che loro non condividevano, che è una tecnologia che noi amiamo molto, ma che forse siamo gli ultimi, no, che l'hanno conosciuta così a fondo, arrivare con il chat, arrivare con il tempo limitato, no, che, quindi arrivare subito con un limite, che per loro è qualcosa di nuovo. In qualche modo ha creato, oltre al fatto che ci piaceva lavorare in pellicola, ha creato uno stordimento che ha permesso anche a loro di astrarsi da un meccanismo che conoscono troppo bene. Alors oui, nous avons effectivement tourné en Super 16. Et alors cette génération en devenir, ce sont des jeunes qui sont nés donc dans les années 2000, qui connaissent très bien les outils numériques, qui maîtrisent ça très très bien, qui sont habitués à se raconter eux-mêmes, à raconter leur histoire, qui savent tout à fait comment se mettre face à une caméra. Et donc le fait que nous, on arrive avec notre technologie qui est la nôtre, dans le sens où nous sommes peut-être les derniers tenants de ces outils-là, les derniers à l'avoir vraiment connu, et le fait d'être astreint à un temps limité
limiter à un clap et puis à faire ce que nous on aimait, à les amener vers nous, ce que nous on aimait. Ça a permis de créer quelque chose justement de les astreindre à une sorte de mécanisme que nous on connaît déjà bien. So yes, we shot in Super 16, and this generation of people who are becoming, they were born in the years 2000, and so they know very well the digital tools. They are used to telling their own stories, they know how to be in front of a camera, but they were not used to this technology, and so since it was our technology that we brought to them, with the constraints of a limited time that they don't know about and that we really, really know about very well, and doing what we love, this created a space where we could do what we were good at and to give them this constraint of this mechanism that we know. Vabbè, diciamo che la macchina dava un certo rigore, non eravamo tanto noi, era la macchina che piazzavi questa cinepresa, i ragazzi non erano abituati alle cineprese. E questo portava a una certa autorevolezza della macchina che era piazzata lì, e per noi i ragazzi sono molto più intelligenti, molto più sensibili di noi, meno cinici, molto più interessati, e questo ha creato, come dire, innanzitutto eravamo sempre insieme a ragazzi, cioè non abbiamo mai fatto interviste individuali, cioè il nostro obiettivo era di tenere anche insieme i ragazzi, di raccontarli così come in un affresco, perché questo è un vero e proprio reportage. È vero che conosciamo un po' le situazioni, ma si andava e si filmava e si continuava il viaggio. Perciò è un film che è innanzitutto un affresco. Ciascuno di noi siamo capaci a fare film, come dire, di osservazione, di andare in profondità, ma questo film ci ha permesso di creare un affresco, di fare un film corale. Alors oui, effectivement, les jeunes n'étaient pas habitués à avoir cette caméra extrêmement présente, hein, fixe, placée comme ça, mais ça a permis de les fixer, de les captiver, ils étaient intéressés, et ça nous a permis d'avoir ce rapport en étant toujours ensemble et de créer une sorte de fresque, c'est ça qui nous intéressait. Nous, on sait faire du cinéma où on peut observer comme ça de loin, mais là, ça nous a permis vraiment de faire quelque chose de choral. These young people were not used to a fixed camera being here in front of them, very visible, but it made them very interested in the process, and it allowed us to be always together and make this big fresco and this very collective film all the way. Sorry, can I have one more question? Do you rehearse with the characters before shooting them a lot? Alors, est-ce que vous répétez les interventions avant de faire les prises? Devo rispondere forse anche alla domanda precedente che lei ha chiesto come abbiamo fatto il casting. Nel senso, volevamo intervistare gruppi di giovani, avevamo in mente un metodo prima del Covid per trovare questi gruppi di giovani. Poi, entrando nell'epoca della pandemia, già riprendere un minore implica, diciamo, una quantità di carte, di permessi importante. In epoca Covid molti di più, quindi siamo stati costretti a individuare sempre gruppi prima, però molti gruppi noi non li conoscevamo, ci venivano indicati oppure li trovavamo tramite una redazione che si è creata e andavamo a conoscerli il giorno che li intervistavamo, quindi c'era anche un effetto un po' sorpresa per noi stessi, e di andare appunto per coprire più parti d'Italia possibile, più gruppi possibili, senza raccontare dei gruppi estremi, ma diciamo l'ampiezza di una situazione, ecco. Quindi non facevamo le prove, questo era per rispondere, non c'erano prove, ma in effetti non avevamo risposto alla sua domanda. Alors oui, pour trouver ces groupes, on avait avant le Covid, on avait prévu une méthode, hein, de casting, mais là où c'était déjà très compliqué, quand on veut faire intervenir des mineurs dans un film, il y a énormément de papiers, de permissions à obtenir. Là, après la pandémie, c'est devenu encore beaucoup plus compliqué. Donc en fait, on a dû s'adapter et finalement on s'est tourné vers des groupes de jeunes qu'on nous avait indiqués, recommandés. Et puis finalement, ça s'est fait assez rapidement. On est allé les rencontrer, souvent on les rencontrait le jour même où on les interrogeait. Parce qu'on voulait embrasser le plus grand nombre de groupes et de lieux possibles en peu de temps, pour avoir prendre le pouls de la situation. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas pu faire de répétition.
So the groups that we were looking for, at first we had a method before COVID struck. We had a process, but it became even more complicated after the beginning of the pandemic, because you need, when you have minors in a film, you need a whole lot of paperwork. And so we went to see young people that were recommended to us. We went to meet them on the day of the shooting to have as many groups as possible in a very short period of time, to have a ample situation status. And so we didn't have time to rehearse with them. Je suis vraiment désolé. Malheureusement, on n'a plus de temps. On doit quitter la salle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à Alice, Pietro, Francesco. Merci beaucoup. Grazie. Merci beaucoup.